Abbiamo bisogno di riacquistare un po' la parte emotiva che c'era prima, no? Tra senatori che lasciano il gruppo, defezioni sul voto di fiducia e posizioni critiche, continuano le fibrillazioni nel Movimento 5 Stelle e a Roma arriva Grillo in persona. Il fondatore del movimento è appena arrivato nel suo consueto hotel. Grillo sta suonando il pianoforte in attesa di un taxi. È tornata a ricompattare il movimento. Ma scusate, ma io non riesco a convincere nessuno, tenete ben presente. Se una persona vuole cambia idea o vuole fare altre cose, lo deve fare. Avete degli aliti pazzeschi. Intanto tra i palazzi della politica il movimento continua a cercare un nuovo slancio, ma ci sono rumors che parlano di 10 parlamentari pronti ad abbandonare. Lei esclude di poter essere il prossimo senatore grillino che passa la Lega? C'è una riflessione in atto a seguito della quale si tireranno le conclusioni, ma certamente non verso la Lega. Non penso che ci siano altre fuoriuscite. Grillo viene a Roma per rimettere un po' d'ordine nel movimento. C'è sempre bisogno di ordine, perché regna sempre il caos, ma non solo nel movimento. Ormai devo andare in giro con il programma elettorale. E siccome io ho fatto la campagna elettorale su questo programma elettorale, non su altri, io tengo fede al programma elettorale. I probiviri aprono una procedura contro Paragone. Nel frattempo la maggioranza si divide sulla nomina del presidente della commissione banche. Sono il candidato del Movimento 5 Stelle, quindi confermo e non farò alcun passo indietro. Riteniamo che sia più opportuno andare su figure che siano meno divisive. Le opposizioni criticano il governo per l'ennesima divisione, ma la Lega tiene sempre aperta l'idea di un dialogo per il bene del paese. Noi chiediamo semplicemente che questo governo ascolti le imprese, gli artigiani, i sindacati, i liberi professionisti e le opposizioni. È importante che ci sia l'unità nazionale, se se ne rende conto anche Salvini, dovrebbe pensarci anche il PD comunque. Siamo alla presentazione del piano di innovazione del governo ed è appena arrivato Grillo. Sta andando a incontrare i senatori, Grillo? Eh sì, andiamo a trovarli. C'è da ricompattare il movimento. Che ride, non si erano mai visti 3 senatori che abbandonano il movimento. Lo vedete che così non ottenete risultati. Mi proteggo un po' dai vostri virus. Siamo in Senato, Grillo e Casaleggio stanno incontrando i senatori del movimento. Gianluigi Paragone ha preso parte all'assemblea? Non mi sembra di averlo visto. Se Paragone non si trova bene può andare via, può andare al gruppo misto e soprattutto dimettersi. Beppe come sempre ha mantenuto alto il spirito e i sogni dei nostri senatori. Adesso è la volta dei deputati che incontreranno Grillo e Casaleggio. Non si è parlato dei fuoriusciti? Grillo sia venuto a Roma, no, per fare gli non sono un problema secondo lei? Non se ne è parlato. Ma è un problema sul quale il movimento deve riflettere questo o no? Ma è un problema su cui le persone che sono fuoriuscite devono riflettere. Intanto dopo aver detto che il suo cuore batte a sinistra, Conte ha parlato di sintonia totale con Grillo. Assemblea finita, i deputati escono. Sintonia ritrovata? Buonasera. La leadership di Di Maio non confermata? È. Sì, certo. Paura di altre defezioni? No, ho notato io. Ho notato alcune critiche anche giuste. Per esempio? No, è bravo, te lo dico a te. Era più spesso. Campi, buongiorno.